Architettura, perché appunto abbiamo usato questo nome in prestito dal pittore Osvaldo Licini, marchigiano, perché appunto ho dipinto una serie di architetture. Ho portato questi due cicli, uno dedicato alla città di Roma, che è la città in cui vivo, e un altro invece dedicato ai musei. Il museo ho visto proprio come un landmark del territorio, diciamo, dello spazio urbano. E quindi non so se vogliamo vedere. Che mi vuole accompagnare. Ok, ho immaginato una passeggiata romana, diciamo, quindi ho messo in evidenza alcuni palazzi, alcune architetture famose, tra le quali ad esempio l'auditorium di Renzo Piano. E, non so, Palazzo dei Congressi di Adalberto Libera, ma anche altre architetture meno conosciute, meno rappresentative, come ad esempio questa torre serbatoio, che è comunque dell'architetto Mazzoni, un architetto insomma importante che rappresenta un po' l'architettura razionalista romana, e che è alla stazione Termini e segna un po', diciamo, l'ingresso alla città di Roma. E poi questa è un'opera dedicata alla stazione Termini, e per poi passare ad architetture come ad esempio questa, che è un'architettura che è di un edificio, di una banca, e che segna un po', diciamo, questo cielo romano. E poi invece un'opera alla quale sono molto legata è questo centro idrico, che questa è un'opera che fa questo architetto chiamato Francesco Palpacelli, che è un architetto non molto conosciuto, che invece negli anni 60 proprio con quest'opera vince un premio. L'opera è interamente in cemento armato e cambia un po' lo skyline di Roma, di dove è posizionato, tant'è che Carlo Scarpa, quando viene a Roma, dice: mamma mia, forse queste sono le nuove cattedrali del futuro. E per continuare, poi ecco il Palazzo dei Congressi, come dicevo prima, di Adalberto Libera. Questa invece è un'opera di un architetto La Fuente, di questo architetto spagnolo, che viene commissionato dagli uffici ESO. È un edificio molto particolare perché è una sorta proprio di triangolo rovesciato, quindi molto particolare, quindi anche architetture, diciamo, magari meno conosciute, ho avuto così questo desiderio di immortalarle. Poi mi piace sempre lavorare sul frammento, e quindi mai l'opera intera, ma sempre una parte. Poi ho continuato con questo, che è stato un omaggio dell'architetto Zadi, della prima opera italiana che l'architetto Zadi fa in Italia, il Maxi di Roma. E anche quest'opera, diciamo, no, fa da unione con quello che è invece il tessuto preesistente, quindi ho voluto omaggiare anche l'architetto Zanide. E qui un'opera invece molto interessante, Mercato Metronio, di Morandi, e questo è un parcheggio per le auto, e mi è piaciuto mettere proprio in evidenza questa dentellatura, che sono in effetti i posti macchina. E poi invece qua inizia la serie del museo, un po' perché ho voluto raccontare come il museo oggi è cambiato, no? Eravamo abituati nell'Ottocento a questa serie di stanze, no? Invece oggi il museo riesce davvero a sorprenderci e anche a definire e a caratterizzare lo spazio urbano. Quindi ho voluto qui omaggiare l'architetto Botta con Mart di Rovereto, e per poi passare ad una serie di musei anche internazionali, quindi Riverside Museum di Zadig, sempre,
E questo è un progetto, diciamo, a Glasgow, dove appunto l'architetto vuole quasi la vicinanza di un fiume, connota e determina anche la forma che poi l'architetto dà al museo. Questo è un altro museo del Passo, con questa forma molto strana che sembra quasi una sorta di cannocchiale appoggiato su questo, diciamo, promontorio. E poi invece questo è il Design Museum di Ron Arad, che è una spirale, sembra quasi un'opera d'arte, una scultura, questi nastri, questa spirale di nastri, insomma, che caratterizza chiaramente, diventa proprio un elemento urbano molto forte. Sempre un altro museo dell'architetto Zadid, e particolarissimo, con questa forma davvero molto particolare in cemento, perché poi ho una passione per l'architettura di cemento armato, quindi insomma... Dove siamo in questi due musei? Allora, questo è in Israele, mentre questo è... adesso mi sfugge il nome, questo invece è un museo che è in Qatar, e appunto l'architetto è Jean Nouvel, e qui l'architetto si ispira a questa forma che è la rosa del deserto, e fa quest'opera secondo me magnifica. Poi invece questo è il Guggenheim Museum di New York, qui ho voluto fare questo particolare che mette in evidenza proprio la forma spirale, perché Bright appunto dice che il visitatore deve salire in alto perché poi deve scendere ed essere avvolto in questo proprio percorso a spirale dall'arte, quindi ti indica proprio il percorso che tu devi fare. L'altro è un museo di Niemeyer, che è a Brasilia, e dove insomma io, vabbè, sono un po' appassionata anche di questo architetto. Avveniristica. Esatto, perché appunto Brasilia, già dalla costruzione... Un museo a cielo aperto. Esatto, proprio un museo a cielo aperto. E invece l'ultimo è un'opera che ho voluto dedicare a Frank Gehry, che è praticamente la prima opera che lui fa in Europa, e con il Vitra Design Museum, che proprio... cioè lui fa queste forme sempre più sorprendenti. E poi l'ultima opera invece che ho voluto, diciamo, fare è questo Hanger, Pirelli Hanger di Coppia, per far capire proprio come il museo, addirittura uno spazio industriale, che diventa un museo. Quindi ho voluto anche un po' raccontare, diciamo, questa storia del museo con questi miei quadri. Popolo di poeti, di artisti, di eroi, insomma, spero davvero che insomma sempre di più ci sia questa ripresa, questo avvicinamento all'arte, che insomma penso che l'Italia abbia molto davvero da poter dimostrare, e quindi ecco un invito un po' ad essere sempre più attenti e sensibili all'arte.